Dettagli della festa di nozze, il caos celebrativo. Il 20 luglio, il calciatore Paulo Dybala e la modella Oriana Sabatini hanno celebrato il loro matrimonio nella suggestiva tenuta Doc Aras, con la presenza di 300 invitati. Catherine Fulop si è distinta essendo una delle figure di spicco presente nonostante il divieto di utilizzare i cellulari durante l'evento. In un gesto insolito, ha pubblicato alcune foto, dietro le quinte, dalla cerimonia definendo l'atmosfera della festa come un vero caos. I retroscena del matrimonio svelati sui social. Poco dopo la celebrazione, Catherine Fulop ha sorpreso i follower con un video su cui mostrava un braccio adornato da tatuaggi temporanei come ricordo della serata indimenticabile. L'ironia non è mancata, con un commento scherzoso sul caos che ha caratterizzato la notte di festa, scherzando sul fatto di essere tornati a casa, con tutti i denti a posto. L'emozionante lettera di Catherine Fulop alla figlia Oriana. Prima dello scambio delle promesse, Catherine Fulop ha emozionato tutti con una toccante lettera dedicata alla figlia Oriana. In un post su Instagram, ha espresso tutto il suo amore e i suoi sogni per lei, svelando un legame profondo che li unisce. Ha condiviso il momento magico della proposta di matrimonio di fronte alla Fontana di Trevi, auspicando che Paulo Dybala ami Oriana con la stessa intensità con cui l'ha amata lei. La lettera si conclude con una tenera benedizione per la coppia, esprimendo un amore eterno da madre alla figlia.